Oh, è arrivato il momento di parlare di un videogioco che secondo me sarà veramente uno dei titoli di punta di EA, ossia Titanfall. Parte la tamarrata del poster che ovviamente dovevo farvi vedere perché i gadget che danno qua al Gamescom sono veramente allucinanti. Titanfall è stato una delle, diciamo, degli stand più ricchi, perché abbiamo potuto vedere un filmato introduttivo in cui, diciamo, c'era un discorso su tutto, c'era il trailer del gioco e nel quale veniva appunto presentato il videogame, veniva un po' soprattutto solamente dal punto di vista multiplayer, veniva spiegato come si sarebbero sviluppate le partite, quali erano per esempio le classi a vostra disposizione e cosa avremmo fatto nella saletta accanto dove avremmo effettivamente provato il gioco. Titanfall è un FPS molto futuristico che a me, non so a quanti di voi o comunque a quanti l'hanno provato, ha dato questa impressione. Ha ricordato moltissimo Planet Side 2 per la sua, diciamo, per il suo HUD, per il suo motore grafico, per il suo stile in sé, per le texture utilizzate. C'è anche da dire che questo videogame era stato molto atteso ed era stato, diciamo, un po' preso come un rivale di Halo. Effettivamente io non sono mai stato un grande fan della saga di Halo, però questo videogame mi è veramente piaciuto moltissimo. Intanto c'è da dire che questo videogame è stato sviluppato dagli stessi sviluppatori di Call of Duty e, detto questo, diciamo, siamo entrati proprio nel vivo del gioco. Abbiamo visto il multiplayer e abbiamo potuto vedere che questo multiplayer sarà, diciamo, suddiviso. Le classi di questo multiplayer saranno tre e saranno, diciamo, disponibili la classe assalto, la classe tattico e la classe CQB, che non abbiamo ancora ben capito che cosa dovrebbe essere, ma a quanto ho capito dovrebbe essere, diciamo, il soldato più corazzato che potete avere a vostra disposizione. E la cosa figa è che ogni soldato avrà a disposizione il proprio titano che ovviamente non sarà evocabile in ogni momento della partita, perché sennò diventerebbe tipo un bordello assurdo, un'orgia di titani e non si capirebbe più niente. In realtà questo titano voi lo dovrete sbloccare ammazzando i nemici e diciamo facendo punti. A sua volta i titani, diciamo, sono corazzati a seconda del player che voi avete a disposizione. Per esempio abbiamo il Main Battle Titan, che è quello ovviamente più leggero e forse anche quello più agile, che potrà fare più scatti, più salti e più movimenti. Poi abbiamo l'Heavy Weapons Titan, che, diciamo, sarà un titano un po' più corazzato con armi abbastanza cazzute. E poi abbiamo Light Explosive Titan, che sarà proprio quello più badass di tutti, che diciamo ovviamente sarà anche ovviamente limitato nei movimenti. In effetti ho avuto la possibilità di provare tutti e tre le classi e tutti e tre i titani. La scelta della classe secondo me sarà veramente veramente importante, perché è soprattutto lo stile di gioco che voi attuerete, perché questo videogioco, oltre a essere, diciamo, a richiamare alcuni aspetti di Planet Side e di Halo, a me ha molto molto ricordato per certi aspetti, capiamoci, Mirror's Edge, perché sarà molto figo poter correre, diciamo, lungo i muri e riuscire a entrare, diciamo, nelle finestre grazie all'uso del jetpack. Questo, diciamo, penso che sarà veramente una cosa fondamentale. Appena voi riuscirete a padroneggiare il jetpack e i movimenti, credo che avrete un enorme vantaggio rispetto ai vostri nemici. Questo trailer ti diceva che se tu diventerai bravo con i movimenti e con il parkour, chiamiamolo così, ovviamente mettiamo tra virgolette così nessuno si incazza, potrai praticamente volare. Non sarà più possibile non sarà più necessario, scusate, staccarsi da terra, perché camminerai tranquillamente sui muri come un gatto. Quindi, che dire, ragazzi, questo titolo è stato il titolo forse che più mi ha emozionato e che più aspetto. Sicuramente lo prenderò al day one, perché non vedo l'ora di provarlo nella versione integrale, di provare sia il single player ma soprattutto di continuare a fraggare sul multiplayer.